Benvenuti in un nuovo video e finalmente benvenuti in un nuovo mukbang e nel primo mukbang. Scusatemi un po' l'inquadratura, ma mi ci devo ancora riabituare. Considerate che non registro in questo modo da una vita. Fa ancora caldo, ragazzi, oggi è 20 settembre, non si può stare. Ste zanzare mi hanno rotto. Ce ne sono a centinaia. In macchina mi hanno divorato, nel tragitto da casa mia all'estetista, non è neanche 5 minuti, mi hanno divorata. Comunque, sono ritornata. Per organizzarmi ci vuole tanto di quel tempo che voi non avete neanche idea. Stavo dicendo, fa caldissimo il 20 settembre, in questa stanza si muore ancora. Cioè, raga, è impossibile respirare, vi ho detto tutto, ma non ce ne frega, si può anche svenire, ma dobbiamo provare questa pinza della Mulino Bianco. La Mulino Bianco sta facendo uscire un po' di novità, si avvicina a Natale, raga. Si avvicina l'autunno, si avvicina l'inverno e le novità di cibo sono una cosa di esagerato. Raga, ogni giorno ci sono novità nuove, mi mandate video, foto di novità nuove che qui da me per trovarle ci vorrà la mano di Dio. Infatti, per trovare questa pinza sono dovuti passare mesi per trovarla, ovviamente qui da me. Ma quindi non dilunghiamoci in chiacchiere, pinza con mortadella, burrata e granella di pistacchio. Io l'ho fatto stare quasi 10 minuti. Ed ha la consistenza giusta. C'era scritto pronto in 5 minuti, però no. Ovviamente, come ben sapete, io i prodotti confezionati li faccio sempre a riaggiare per tanto tempo. E vi dico che dal momento in cui l'ho aperta si sentiva tanto l'odore di panificato confezionato. E mi fermo qui a morire. Vediamo. Risponderò anche a qualche domanda, però questo sarà proprio così questo video. Fa caldo, quindi per concentrarci ci vuole il triplo del tempo. Assaggiamo. Allora, sicuramente non è tra le più buone. Ho assaggiato quella del marchio Roberto, sta proprio in cima. Questa si sente tanto di prodotto confezionato. È come se non sentissi la bontà della base, cioè sento il sapore degli ingredienti sopra, sì, ma solitamente non so, sentite pure un po' quel retrogusto proprio di panificato, buono. Invece in questo caso no, sento solo un po' la puzza di quando l'ho aperta, proprio, non voglio dire alcol, però un po' di quello, cioè proprio di quel prodotto chiuso confezionato con quell'odore forte. Infatti l'ho fatta reggiare per tanto 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 tempo, però un po' il sapore lo sento. Non lo so, mi aspettavo qualcosina in più. Io sono curiosa di sapere se voi l'avete provata. Macello. Come vi dissi anche in un altro video,
ritorneranno anche le challenge, però ovviamente mi dovete aiutare perché già ho poco tempo a disposizione. Ci sta che mi metto lì, metto a pensare, metto a scrivere i format, però visto che comunque alla fine siete voi che dovrete comunque vederli, voglio sapere che challenge vi piacerebbe vedere di nuovo. Ovviamente non ve ne prometto tante mensilmente, perché considerate che io ho di tempo per poterla registrare solo il sabato, quindi una a settimana li posso registrare, quindi automaticamente una settimana ne può uscire. Quindi scrivete. Mi dà la sensazione questa parte qui di dolce. Questo. Mi raccomando, seguitemi anche su Giulia Mi Fit, perché lì mi metto i box per le domande. Infatti mi avete fatto la domanda: come ti stai, come, aspettate, vabbè, non voglio sporcare il telefono, però mi avete fatto tipo la domanda come ti stai approcciando con l'alimentazione, sport, eccetera. Chi? Seguo assiduamente i vlog, l'ha già capito, che mi sono iscritta in palestra. Ovviamente mi sono iscritta con quella voglia di ricominciare, di rimettermi di nuovo in gioco, però tra virgolette, ma non perché per me in passato sia stato uno stress, anzi, però in passato io conducevo un altro tenore di vita e quindi avevo molto 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 più tempo per dedicarlo comunque alla palestra e a me stessa. Invece comunque si va avanti, si cresce, le esigenze diventano diverse, però ci sta nel dire non voglio abbandonare quello che comunque per tanti anni mi ha fatto stare bene e mi continua ancora tuttora a far star bene, però non voglio che questa cosa mi deve diventare, diciamo, uno stress o un peso. Quindi, come mi sto aggiustando? Voglio farmi 3 allenamenti settimanali? Ok, l'importante è che me li vado a fare, 3, 2, non è importante. Però non ho quello affatto, oddio, devo fare le corse perché devo andare in palestra, perché no. Faccio quello che devo fare. Se in quella giornata riesco, ma soprattutto ho la testa, la mentalità di andare in palestra e di allenarmi, ci vado. Perché sono quella persona che, se già, tra virgolette, inizio a pensare, ma no, mo devo andare in palestra, non ci vado. Ma non ci vado perché so che vado, faccio un allenamento di puntini, 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 non mi concentro, mi stizzo ancora di più, che i carichi non vanno bene, e quindi dico, no, meglio che non ci vado. Quindi mi sono ripromessa di andarci, ma se riesci bene, prendi e vai. Ovviamente io ce l'ho divisa per la scheda per gruppi muscolari, quindi non faccio mai tutti i gruppi muscolari insieme, anche perché no, anche se comunque quando fate un allenamento vengono coinvolte, anche se non state allenando quel tipo di muscolo, c'è sempre un piccolo 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 coinvolgimento, però io quando mi alleno devo fare le cose sistemate. Infatti io il sabato ho gamba. Cioè io il sabato so che ho la palestra completamente libera, perché vado all'1:30, non c'è nessuno, quindi ho la palestra tutta per me, allora mi faccio un bel allenamento strong gambe. Ovviamente adesso sto riprendendo, quindi i carichi sono diminuiti tantissimo, anche perché non mi alleno da più di un anno, quindi vi lascio immaginare una panca piana 20 kg. Vabbè, infatti quando mi sono iscritta in palestra a me facevo, Giulia, non ti fare scoraggiare perché avrei perso l'80% di tutti i chili che facevi prima, ma non ti preoccupare, che io mi ripetevo questo. Infatti quando poi ho provato la panca piana, l'ultimo mio massimale, che pure con rep, con ripetizioni di serie, era 50 kg di panca piana. Ad oggi farne 20, io così, cosa? Però va bene così, anche perché quest'anno voglio più puntare sulla tecnica che sulla quantità, ecco, quindi così. Non vi nego
che mi sono ripromessa, senza ovviamente darmi una scadenza, di riprendere di nuovo i libri. Ovviamente sempre legato al mondo sport, eccetera. Ma per me stessa e poi, non lo so, però me lo sono ripromessa, ma devo trovare solo del tempo per mettermi lì, per mettermi a studiare. Cosa che non rifarò, almeno al momento, la di contare di nuovo i macros, ma perché principalmente non riuscirei neanche a stargli dietro e poi ho imparato a gestirmi, ma poi anche perché faccio davvero, raga, tanti, tanti, tanti di quei passi al giorno. E considerate che ultimamente sto facendo colazione presto la mattina, poi faccio pranzo, spesso mangio primo e secondo, merenda ogni tanto la faccio, ogni tanto no, cioè se so che devo andare in palestra allora faccio lo spuntino verso le 6, quindi considerate passano comunque tante ore, che mi mangio il biscotto proteico e mi vado ad allenare. Se invece so di non dover andare in palestra, non mi viene neanche di mangiarmi il biscotto proteico e riesco a fare, perché poi torno a casa, ho tante altre cose da fare, una tirata fino la sera e poi mangio. Quindi sto cercando di fare che quando faccio so che devo fare i pasti, quindi principalmente pranzo e cena mangio qualcosina in più, sempre ovviamente non esagerando, ma pure con quello che vado a mangiare, e sto facendo così, un po' diciamo per compensare, perché considerate che io faccio di media al giorno dai 15.000 passi in su, quindi... Mamma ci ha messo tanta di quella burrata. Io mangio questo pezzo, poi questo qui lo lascio a Lanto che sta tornando. Sta tornando perché mi ha portato una super novità che poi vedete in un prossimo video. Io adoro questi tipo di regali, perché proprio l'ho visto e ti ho pensato, cioè, quindi io adoro, impazzisco. Se dovessi fare una classifica, veramente tutto quello che ho provato sarebbe: primo posto Roberto, secondo quella lì in collaborazione con Benedetta Rossi, ma non ricordo il marchio, e l'ultima ci metterei questa. Quindi sono ritornata, domani pure vi registro un altro video mukbang barra recensione, quindi mi raccomando, se volete farmi delle domande scrivete tutto giù nei commenti e ovviamente consigliatemi le prossime challenge da fare, mi raccomando. Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!